Eccoci di nuovo in diretta con il nostro Instant Focus. Prosegue la marcia di avvicinamento ai mondiali di Qatar 2022. Ormai manca davvero pochissimo, una decina di giorni prima della partita inaugurale, quella appunto tra i padroni di casa del Qatar e l'Ecuador. Un'edizione questa di Qatar 2022 destinata inevitabilmente a entrare nella storia. Beh, innanzitutto per la collocazione temporale non sarà il classico mondiale estivo come da sempre siamo abituati, ma non solo, non c'è solo la questione del calendario. Questa è un'edizione destinata a entrare nella storia per tanti altri fattori e direi anche per tanti scandali che hanno accompagnato questa edizione della rassegna iridata. Beh, sin dall'assegnazione ricordiamo naturalmente anche lo scandalo delle mazzette della FIFA che poi portò Joseph Blatter a dare le dimissioni. Ma passerà nella storia l'edizione di Qatar 2022 anche per un fattore economico, perché è l'edizione più costosa di sempre e di questo parleremo con l'ospite che ci ha raggiunto nei nostri studi, ovvero Ilario Pensosi, direttore sportivo. A cui do il benvenuto. Grazie per essere qui con Grazie noi. dell'invito, Valentina. Grazie a te, Ilario. Bene, allora abbiamo detto appunto un'edizione storica. Ti chiedo, ecco, prima poi di addentrarci bene nella questione economica, una domanda così di introduzione generale. Ma ti piace questo mondiale di Qatar 2022, appunto non il classico mondiale estivo, ma un mondiale invernale che piomba proprio nel mezzo della stagione calcistica, interrompendo anche le competizioni nazionali? Complessa questa risposta, però la questione è una: se uno deve provare il senso sportivo, per me non è un mondiale da effettuare. Nella condizione di oggi, dove c'è la globalità dell'evento sportivo, ha un senso questo mondiale, però è a discapito dei club, soprattutto quando terminerà questo mondiale. E poi bisogna anche poi constatare le conseguenze del post mondiale in Qatar, cosa succede a tutti questi investimenti che girano intorno. Eh sì, lo vedremo perché gli investimenti appunto sono davvero consistenti. È stato deciso, ecco, questo piano maxi di risorse per co la costruzione, beh, naturalmente degli stadi, innanzitutto 10 fatti ex novo più la ristrutturazione di un impianto che già esisteva, ma addirittura è stata creata una città dal nulla, la città che tra l'altro ospiterà proprio la finalissima, Lusail, una nuova. Ecco, un nuovo impianto anche da 86.000 posti che verrà ridotto poi a 40.000 dopo il mondiale, ma soprattutto un nuovo centro urbano che prima non esisteva e che invece ospiterà una popolazione, pensa, superiore a quella di Bologna e di Firenze, quindi davvero un qualcosa di impressionante. Ma a proposito dei costi dei mondiali del Qatar, li possiamo vedere anche attraverso la nostra grafica, facendo poi un confronto con le edizioni precedenti. Ecco qui, mondiale, quanto mi costi? Beh, veramente tanto e i costi sono esplosi, soprattutto ecco, a partire da Brasile 2014. Vediamo proprio il distacco tra i 3,6 miliardi dell'edizione di Sudafrica 2010, i 15 miliardi di dollari spesi invece nella edizione di Brasile 2014 fino all'esplosione appunto del Qatar 2022, 220 miliardi, una montagna di denaro, la possiamo definire così, che ha una finalità naturalmente, ecco, quella di portare il Qatar e soprattutto il mondo medio orientale arabo al centro del mondo del pallone. Ecco, secondo te questi maxi investimenti raggiungeranno lo scopo che in realtà gli organizzatori si sono prefissi? Ma loro raggiungono perché da questo mondiale hanno un'immagine positiva verso il loro ambiente, però d'intorno si sanno le finalità, si conoscono le conseguenze, si conoscono i rischi, si conoscono e si nascondono tante sfaccettature. Abbiamo parlato dei diritti umani, ma c'è anche il problema delle donne, c'è anche il problema religioso. C'è anche il divieto per giornalisti di intervistare in determinate zone, perché sono tante restrizioni. Per cui Blatter, che 3 giorni fa ha rilasciato un'intervista dove è stato un errore quando lui ha voluto questo mondiale, fa capire il senso oggi del mondiale e della FIFA in generale, perché avevo letto 3 giorni fa che sono stati tanti attivisti LGBT che hanno
protestato contro a Zurigo dalla FIFA per fermare questo mondiale. E Amnesty International è stato molto chiaro: il mondiale della vergogna, che fa capire tante le contraddizioni di questo mondiale, perché senso dello sport è senso del diritto, è senso dell'equità, è senso delle opportunità e della parità, che secondo me in questo mondiale è più un interesse economico verso il petrolio che senso sportivo. Assolutamente, beh, si parla di sport washing, cioè appunto della opportunità da parte del paese organizzatore attraverso una grande manifestazione a livello globale di ripulire un po', la propria immagine, di acquistare appeal naturalmente a livello internazionale. C'è stato anche un movimento, rispetto alla questione, ecco, dei diritti umani che non vengono rispettati, un movimento di boicottaggio, di questa edizione iridata. Poi in realtà non se ne è fatto più niente, ma soprattutto il rischio, ti chiedo, è quando, poi, ecco, arriverà il fischio d'inizio. Tutte le questioni che tu hai citato, dal mancato rispetto dei diritti umani al mancato rispetto dei diritti dei lavoratori, io voglio citare un dato: 6.500 morti nella costruzione di stadi e infrastrutture, vengano spazzati via, insomma, e si pensi solamente poi alla coppa, chi solleverà la coppa. Ma io questo mondiale va di gran parte sulle scelte del Brasile, che è stato più o meno un effetto simile. Anche lì i lavoratori sono morti per costruire infrastrutture, sia sportive che sul piano organizzativo strategico, però dopo si è smarrito tutto. Perché le parole di Infantino per me sono molto forti. Per me un presidente della FIFA non può dire si guarda allo sport senza pensare alle idee. Perché purtroppo lo sport è congregazione, aggregazione, inclusione. Quando tu, come l'Iran che parteciperà allo Stato, vieta alle donne di non vedere la partita, è una questione molto forte. Quando tu hai dei giornalisti che non possono fare interviste a una popolazione generale, ha un senso. Quando tu vuoi fare questi stadi ecosostenibili con biglietti molto elevati, quindi saranno più somme capienze vuote e capienze massimali, mi sembra più mondiale per ricchi che mondiale per tutti, come è stato sempre il mondiale. Certo, assolutamente. È la grande questione di continuare a tenere insieme invece due fattori che ormai procedono su strade molto diverse: quello dello sfruttamento economico, quindi del guadagno da una parte, invece quello della cultura sportiva, della socialità, dell'aggregazione dall'altro. È un problema, insomma, che i vertici del calcio devono assolutamente tener presente. Ecco, Ilario, invece, tornando proprio ai costi, ecco, del mondiale, abbiamo detto, è uno sproposito di soldi investiti da parte degli organizzatori, 220 miliardi, ma questa è una questione, ecco, di quanto in realtà poi il gioco valga la candela, cioè nel senso, quando una nazione organizza una grande manifestazione a livello sportivo, si parla di mondiali, si parla di olimpiadi, vengono tirate su delle infrastrutture, stadi, ma non solo, anche perché qua si parla di alberghi, di linee di metropolitane, che poi magari dopo, alla conclusione, ecco, della manifestazione, in realtà vengano sprecate o non sfruttate fino in fondo. E noi abbiamo voluto, ecco, fare un paragone con i nostri mondiali casalinghi, quelli mitici di Italia 90, che hanno portato anche alla ristrutturazione di grandi impianti come San Siro, come l'Olimpico, però di certo una ristrutturazione non soddisfacente, e alla creazione di nuovi stadi come il delle Alpi, che però è stato smantellato praticamente meno di 20 anni dopo, e il San Nicola di Bari, che resta una cattedrale nel deserto fondamentalmente. Ecco, quindi appunto il Mondiale d'Italia 90, che è stato un grande successo dal punto di vista sportivo, ma di certo non è stato un successo dal punto di vista economico, come accade appunto in occasione di queste grandi manifestazioni. Ecco, una riflessione generale su questo. In Italia la questione stadio è preoccupante, perché bisogna adeguare il rapporto d'oggi, sono tante leggi nuove, tanti regolamenti nuovi e le strutture devono essere all'avanguardia. La questione stadio incombe, perché non è un caso che l'80% degli stadi dell'Italia risale agli anni 90 e a oggi non sono più sostenibili, ed è la questione anche dei club. In Milano e Inter è un caso, sulla questione San Siro c'è ancora una tematica forte tra il comune. È stato anche il ministro dell'istruzione, il ministro della cultura, in tal senso.
Su questo punto hanno fatto cioè almeno l'organizzazione di questo mondiale è stata impeccabile perché sono state all'avanguardia, adeguate ai rapporti d'oggi, ecosostenibili, fatte come tale. La questione è il post, perché non so quanta popolazione lì può andare effettivamente a vedere la partita, perché i prezzi sono spropositati, per cui è un effetto transitorio per me determinato in quel rapporto del mondiale. Poi il post mondiale sarà più una questione relativa ai ricchi, perché per me questi stati qui si sa che provengono dal petrolio, la maggior parte delle risorse più che dall'organizzazione politica. Però lì chi la organizza non ha tanti problemi sulla questione economica, credo che risale più l'immagine e più l'effetto sul governo che l'effetto sulla popolazione. Eh sì, che cosa resterà dopo i mondiali? Di solito è una domanda, ecco, che si Per me fanno resterà poco tutti. e nulla perché non so se si rifà un altro mondiale lì in Qatar, visto la tanta complessità. Per me sarà un effetto che si smarrà col tempo come in Brasile e rimarrà degli stadi che sì, saranno sfruttati per le partite di quel campionato, ma non di più, perché gli eventi lì è difficile organizzare visto le tante questioni che ci sono, Certo. concerti e quant'altro. Per cui è solo una grandezza dello Stato che vuole far emergere uno spirito di apertura verso il mondo quando non c'è lo Che spirito di apertura, però, quando esatto, non c'è, c'è è di pura immagine, di immagine. pura facciata, assolutamente. Abbiamo fatto i conti in tasca al Qatar, abbiamo visto insomma quanti soldi sono stati investiti, ma dobbiamo fare i conti in tasca, l'hai accennato anche tu, agli spettatori insomma di questo mondiale, a chi vuole appunto raggiungere il paese organizzatore e godersi le partite dal vivo. Io ti voglio mostrare attraverso il nostro sito internet, ecco, questa bella guida finanziaria al mondiale. Siamo sulla pagina del sito di Gianluca Di Marzio. Ecco, dai costi dei biglietti agli hotel, quanto insomma si viene a spendere per assistere dal vivo alle partite del Mondiale di Qatar 2022. E non è affatto semplice realizzare il sogno insomma di vedere il Mondiale dal vivo in questo caso. Perché? Perché in Qatar costa tutto tantissimo, tranne una cosa: la benzina. E naturalmente ecco il perché è presto detto, però insomma dagli hotel ai costi dei biglietti aerei veramente le cifre sono spropositate, non solo in senso assoluto ma contingente, nel senso che ci troviamo, lo sappiamo tutti, in una situazione economica a livello globale particolarmente complessa, e quindi pochissimi hanno le possibilità, le risorse per dire mi prendo l'aereo, mi organizzo un viaggio, faccio 10 giorni e vado a vedermi magari anche semplicemente la fase dei gironi dal vivo. Ecco, c'è a questo punto il rischio proprio di un effetto stadio vuoto, di seggiolini che non si riempiono. Per me sì, perché io leggevo i prezzi in un container fuori Dubai, si leggeva sui 200-240 dollari al giorno più o meno, e fuori parliamo sul deserto dove c'è tempesta di sabbia per non contare altro. Per me gli effetti sono spropositati, non so quanta gente al momento si possa permettere di accedere non soltanto a vedere partite, ma anche a stare lì un soggiorno a breve termine, 2 o 3 giorni, che costerà tantissimo. Credo che al momento che si possa permettere il 30% della popolazione mondiale ad assistere partite di questo calibro. Per cui credo che su quegli 80.000 che tu hai citato prima, credo che se si raggiungeranno i 30-40.000 posti è già tanto. Eh sì. Però c'è anche da considerare una questione che riguarda anche quanta gente può accedere, perché c'è la questione delle donne, delle condizioni socio-economiche e poi delle restrizioni, che anche quelle incombono sull'incidenza degli spettatori Certo. negli stadi. Proprio Eh sì, sul bacino poi, sul insomma, bacino. totale, ecco, che potrà effettivamente accedere tra questione economica Anche. e questione invece legata ai diritti civili. Ecco, a proposito di costi, te ne voglio citare uno su tutti, il costo del biglietto per la finalissima, 1.400 Quanto euro più 40% rispetto a Russia 2018. Ecco, io non ti chiedo questa volta una valutazione economica perché l'abbiamo già fatta, ti chiedo una valutazione sportiva.
positiva, ma secondo te chi saranno le due squadre protagoniste della finale di Qatar 2022, sottolineando il fatto che purtroppo noi non ci saremo? Ma io, sicuramente Argentina e Brasile sono favorite. Sulla sponda europea la Francia, e forse qualche sorpresa arriverà dal mondo africano. Vedremo, vedremo. Noi ci segniamo naturalmente i tuoi pronostici e poi alla fine del mondiale ti richiamiamo per vedere se effettivamente, ecco, sono stati confermati o meno dalla realtà. Naturalmente, ecco, tu hai citato l'Argentina, beh, c'è questo grande tema di Leo Messi alla caccia di Maradona, gli manca una sola grande competizione da vincere, che è appunto il mondiale, sollevare la Coppa del Mondo come il Pibe de Oro fece nel 1986. Vedremo se riuscirà insomma a chiudere in modo trionfale la sua carriera. Abbiamo detto dell'Italia che purtroppo per la seconda volta consecutiva mancherà questo grandissimo appuntamento e sarà veramente una sofferenza per noi tifosi vedere le partite degli altri e non partecipare direttamente a questa, che non solo è una grande rassegna sportiva ma anche un momento di forte coesione sociale. E la mancata qualificazione ai mondiali da parte dell'Italia ha un riflesso tra l'altro anche economico, perché attenzione, non dobbiamo sottovalutare questo. Io mi sono segnata alcuni dati rispetto alla vittoria dell'Europeo 2021. Ecco, pensa, il valore della nazionale italiana era passata da 79 milioni del triennio precedente a 90 milioni del 2022, e quel successo europeo addirittura aveva influenzato in maniera molto positiva anche il PIL. Non avremo invece in questo momento quel riflesso positivo da parte del mondo del calcio. Ecco, io ti chiedo, ovviamente al di là della delusione, secondo te in quanto tempo la nazionale riuscirà a riprendersi e a riconquistare un posto d'onore d'eccezione nell'elite del calcio globale? Questa è una questione che io parlo da anni, perché il fatto di non accendere due volte il mondiale non è un caso, è la verità. Cioè, quando tu non effetti investimenti, non dico nel calcio, nello sport, io dico sempre che lo Stato proviene da una cultura, la cultura sportiva proviene dalla valorizzazione dei giovani, dai giovani emerge la nazionale. Purtroppo c'è la questione stadi, c'è la questione della valorizzazione dei vivai, c'è la questione dell'assetto societario, strategica società, e poi c'è che incombe sulla nazionale. Perché Mancini ha fatto un miracolo nell'Europa, nasce la lingua non si è spesso al massimo, però c'è da dire che lui non ha tanta affluenza e qualità nella rosa. Forse con questo Covid la crisi economica ha portato qualche spiraglio, abbiamo messo già la Juve che già fa giocare tanti ragazzi, e la Roma, però è ben poco. La nazionale dipende da quanti giocatori italiani giocano. Al momento non giocano tanti, sappiamo che il campionato italiano c'è. Io ho letto un dato molto allarmante, che in primavera, per dirti, che l'accesso con la prima squadra giocano il 90% stranieri, il 10% italiani, per capire com'è la situazione. È un problema della FIGC, perché deve mettere le norme in merito, cioè almeno fino a 7 giovani dovrebbero giocare, non dico tutti, ma l'80% italiani fino ad arrivare alla primavera, e mettere almeno un obbligo che almeno nella prima squadra almeno 10-11 devono essere italiani, di cui 5-6 dal settore giovanile, se si vuole aprire una nazionale competitiva. Perché il fatto è allarmante che si rischia la terza volta di non andare ai nuovi mondiali, non nella seconda o terza. Al momento questa nazionale per me non garantisce l'accesso alla qualificazione dei mondiali, perché soprattutto in attacco non hai tante situazioni come nel 2006. Certo. Per cui se si vuole progredire, la Felice deve effettuare investimenti in tal senso con delle regole, norme, proviene anche dalla scuola. Bodi mi ha confortato tanto, perché ha capito il problema reale e già il nuovo ministro dello sport sta provvedendo in merito, perché lo sa che la situazione è generale. Abbiamo avuto anche tanti successi nello sport che non vanno nel calcio, ma nel calcio la situazione è veramente disastrosa. Poi ho letto l'ultimo dato ieri, il drop out, l'abbandono dei ragazzi dai 14 ai 18 è veramente elevatissimo, parliamo del 65%.
Assolutamente, guarda, io sottolineo ecco, la tua riflessione aggiungendo tra l'altro le parole di Malagò. Tu hai detto gli altri sport comunque hanno avuto dei successi a partire ovviamente dall'atletica alle Olimpiadi, la nazionale di volley che è tornata sul tetto del mondo dopo una ventina d'anni, però lo stesso Malagò ha detto attenzione, sì, noi stiamo ancora sfruttando diciamo, tutto il bene che abbiamo fatto negli anni precedenti, però già dalla prossima Olimpiade da Parigi 2024 io vedo una riduzione delle medaglie e tutto questo lo metto in correlazione al fatto proprio che non ci sia una cultura sportiva, non ci siano strutture adeguate per favorire lo sport, l'educazione fisica a scuola e poi anche un'altra tendenza, questo è molto interessante, al fatto che i ragazzi ormai lo sport non lo pratichino più perché hanno altri tipi di interessi legati soprattutto alla tecnologia. Questo è un grosso problema, cioè cercare di attirare invece i giovani a continuare a praticare sport perché è fondamentale, insomma, il movimento per il benessere del fisico ma anche per la socialità. Speriamo, Ilario, ecco, che i vertici del calcio e dello sport italiano trovino le soluzioni, ecco, per recuperare l'interesse dei giovani. Esatto, perché io, essendo anche docente di scienze motorie, io da anni batto con la mia associazione perché so, c'è stato un report fantastico su Rai 3 che parla proprio della cultura dello sport. In Francia si fanno 4 ore partendo dai 6 anni fino a 18 anni. Noi da quest'anno, grazie alla Vezzali, si è introdotto anche il docente di scienze motorie 2 ore a settimana anche nelle scuole primarie partendo dalle quarte alle quinte, ma il primo, secondo e terzo ancora non esiste e abbiamo 2 ore e 2 ore. È un divario abissale con l'Europa e con il mondo perché si fanno dai 4 a 6 ore di sport, i cui impianti scolastici sono all'avanguardia, c'è l'impianto di nuoto, l'impianto multisport. E quindi la cultura che dicevi tu si parte dalle scuole, che è in prima cultura, per poi andare nel pomeriggio a far praticare sport, quale esso sia. Assolutamente. Speriamo davvero perché è una grande risorsa sociale del nostro paese e poi è anche una grande risorsa economica perché è un dato che va sottolineato e ribadito una volta di più. Comunque il comparto dello sport, naturalmente il calcio la fa da padrone, influisce per il 3,3% sul PIL. Quindi ecco, stiamo parlando anche insomma proprio di il benessere economico del nostro paese. Ilario, io ti ringrazio naturalmente per aver partecipato a questa trasmissione, a questo approfondimento sui mondiali di Qatar 2022, il mondiale più costoso della storia. Sarà un top o sarà un flop? Lo vedremo, insomma. Lo vedremo purtroppo da spettatori, ma comunque ecco, per gli appassionati di calcio ci aspettano delle partite che speriamo ci facciano divertire e restino davvero memorabili. Grazie, grazie Ilario. Grazie a voi.